A tutti una buonasera e ben ritrovati in questa nuova edizione del telegiornale di Canale 3 Toscana. Partiamo questa sera con una notizia riguardante il presidente di Fondazione Monte dei Paschi, Carlo Rossi, e soprattutto che riguarda anche TLS. Forse è stato fatto il passo più lungo della gamba e questo ha influito sul bilancio finale. Per il futuro si dovrà far funzionare il sistema dei controlli e del monitoraggio a sostegno della governance. Carlo Rossi, presidente di Fondazione Monte dei Paschi, spiega così la defiance di TLS in merito al bilancio in perdita, che evidenzia come sia stato decisivo il tema dell'approdo, ovviamente, del biotecnopolo, che ancora non è mai stato realizzato. Da Palazzo San Sedoni sono oggi arrivate due importanti novità che riguardano l'ente Alpetriccio: un piano industriale per il triennio 2024-2026 con specifiche linee di monitoraggio e l'atto di costituzione dell'usufrutto di 16 anni per l'immobile che ospita l'incubatore, il servizio di Catiuscia Vaselli. Una battuta, potremmo dire un passo un po' troppo lungo rispetto alla gamba, e che naturalmente ha inciso nel bilancio di quest'anno. Però chiaramente queste sono situazioni che vanno anche esaminate, per questo appunto il sistema dei controlli deve funzionare un po' meglio, la governance, diciamo, deve essere accompagnata da un controllo molto, molto attento. Carlo Rossi, presidente di Fondazione Monte dei Paschi, spiega così la defiance di Toscana Life Sciences in merito al bilancio in perdita ed evidenzia come sia stato decisivo il tema dell'approdo, in realtà ancora mai realizzato, del biotecnopolo. Da Palazzo San Sedoni sono arrivate oggi due importanti novità che riguardano l'ente Alpetriccio: un piano industriale per il triennio 2024-2026 con specifiche linee di monitoraggio e l'atto di costituzione dell'usufrutto per 16 anni per l'immobile che ospita l'incubatore. Ha un valore naturalmente direi molto significativo per 16 anni in base al valore dell'immobile, è una cifra assolutamente ragguardevole, direi superiore a 8 milioni. L'operazione, voluta dalla deputazione amministratrice dopo il mandato inviato dagli organi di indirizzo, si pone l'obiettivo di rafforzare il patrimonio biotecnologico senese. Il conferimento dell'edificio ex Siena Biotech non avrà riflessi sul patrimonio netto e sui conti economici prospettici della fondazione, spiega il presidente. Rossi pone poi l'accento sull'importanza del piano industriale che, sostiene, può dare tranquillità all'ecosistema delle scienze della vita e deve essere fatto a prescindere dal futuro del biotecnopolo. Quanto alla diatriba sul conflitto di interessi che riguarda la sua posizione sia a Palazzo San Sedoni che a Toscana Life Sciences, il presidente di Fondazione Monte dei Paschi si è detto sereno. Mi sono anche autosospeso da consigliere di amministrazione di TLS, perché mi sembrava giusto che naturalmente nelle scelte questo, diciamo, che le scelte fossero definite senza la mia presenza. Carlo Rossi si è quindi autosospeso anche dalla carica di vicepresidente di Toscana Life Sciences. La misura sarà valida fino a quando non ricorreranno eventualmente i presupposti e la volontà di ritornare. Il confronto in consiglio regionale è durato fino a tarda notte, poi Italia Viva ha deciso di non votare, dando così la via libera all'aumento dell'addizione IRPEF per rimettere in pari il bilancio toscano. Soprattutto la maggioranza è salva, nonostante per i giorni il capogruppo Scaramelli abbia ritenuto la propria contrarietà a tale misura. Che buona pace di 400.000 toscani che saranno costretti a sobbarcarsi il balzello per ripianare 400 milioni di disavanzo, il servizio di Aldo Tani. Possiamo dire in Toscana di aver salvato la sanità pubblica. C'è più della sanità toscana in gioco: la tenuta della maggioranza regionale che, nonostante il non voto di Italia Viva, ha passato indenne l'ostacolo sull'approvazione del bilancio. Con questa assenza durante il voto e con il voto favorevole sulla gran parte dei provvedimenti in cui consiste la manovra di bilancio, si pongono in una situazione di differenziazione, ma sostanzialmente che noi possiamo tollerare. La maggioranza, devo dire, alla fine ne esce rinfalzata. Per ripianare il disavanzo di circa 400 milioni, frutto del meccanismo del payback sanitario, sarà necessario introdurre un addizionale IRPEF per i redditi sopra 28.000 euro. È un una tantum. Intanto quest'anno ci riorganizzeremo, cercheremo di limare, aggiustare e cercare di capire dove poter svolgere gli stessi servizi con meno spesa, e al punto in cui arriveremo il prossimo anno
nuovamente ci riporteremo a livelli più bassi di imposta IRPEF. E quindi meglio una posizione impopolare, ma che salva la sanità pubblica toscana, che seguire il percorso demagogico e populista che ci è stata data dall'opposizione. Il quadro di alleanze sembra quindi ricomposto, anche se per il capogruppo di Italia Viva, Stefano Scaramelli, questo problema non si è mai posto, se non fosse che lo stesso Giani si è mosso personalmente con il leader Matteo Renzi per placare gli animi. Forse era la centrodestra che pensava che qui ci fosse una crisi di maggioranza. C'era una divergenza di punti di vista. Noi siamo contrari all'aumento delle tasse e abbiamo confermato questa nostra contrarietà non partecipando alla votazione. Tuttavia, il vicepresidente del Consiglio regionale è tornato a ribadire la necessità di una revisione dei meccanismi sanitari. Noi abbiamo chiesto un cambio di passo per quanto riguarda la gestione della sanità. Vi assicuro che Italia Viva in questi 20 mesi si farà sentire. Adesso, sotto con gli auguri per 400.000 toscani, il pacco sotto l'albero è una stangata. Il governo nazionale della Premier Giorgia Meloni ha detto sì alla proroga di un anno per tavolini d'ors fuori dalle attività di somministrazione. Ora la palla passa ai comuni che dovranno decidere se e come adottare provvedimenti al riguardo. A Siena l'amministrazione comunale si dice soddisfatta della proroga governativa, ma al tempo stesso dalla Giunta viene annunciata una revisione di tutti i permessi accordati. L'assessore Enrico Tucci dichiara che il risultato finale sarà un giusto compromesso tra gli interessi in gioco, quindi quelli dei commercianti e quelli dei residenti. Andiamo a vedere il servizio di Gennaro Roppa. Il governo nazionale del premier Giorgia Meloni ha detto sì alla proroga per un ulteriore anno per tavolini e the horse fuori dalle attività di somministrazione. Un tema questo che interessa fortemente soprattutto le città turistiche del bel paese. Ogni comune potrà quindi adesso decidere il da farsi e come muoversi e agire sul tema. Ovviamente tavolini e the horse possono rappresentare un toccasana per tanti locali. La questione va affrontata tenendo sempre in considerazione anche quelle che sono le richieste e le esigenze della cittadinanza. Ed è questo ciò che emerge anche dal Palazzo Comunale di Siena, dove viene salutata con soddisfazione la proroga per altri 12 mesi a tale opportunità, ma dove al tempo stesso viene annunciata una revisione alla situazione attuale e ai permessi che sono stati concessi. L'assessore comunale Enrico Tucci parla del tema e afferma che il risultato finale di questa revisione sarà un giusto compromesso tra gli interessi in gioco. Avremo un riesame di tutte le domande, celere, più celere possibile per venire incontro alle giuste esigenze dei ristoratori, e in qualche caso tempereremo le esigenze dei ristoratori con le esigenze di sicurezza e decoro. Il risultato sarà un giusto compromesso fra tutti gli interessi in gioco e quindi speriamo di avere una città allegra, con i tavolini fuori, ma ordinata. Posizionare tavolini fuori dai locali ha rappresentato una boccata d'ossigeno per molte attività nel periodo nel quale la morsa della pandemia da Covid iniziava fortunatamente ad allentarsi. Sulla questione ha lavorato a lungo e a fondo anche Filippo Grassi, presidente provinciale di Asso Turismo Confesercenti Siena. È un bel sollievo per tanti attività che avevano tavolini oramai da dopo il Covid fuori nelle piazze, nelle vie e in maniera strutturale, che hanno aumentato senz'altro il loro giro d'affari e soprattutto in taluni casi anche per farli sopravvivere, perché altrimenti senza di quelli sarebbero periti. Dovrebbero essere 70 gli ospiti alla mensa di San Girolamo che ovviamente fervono i preparativi per il pranzo di Natale per i più bisognosi. Ad organizzare l'iniziativa c'è come sempre Suor Nevia delle Monache, della compagnia delle Suore Vincenziane. Molto mi chiedono, ma anche il giorno di Natale farete pranzo? Io dico sì. Queste sono le parole ovviamente di Suor Nevia, che dice: non starei bene se andassi a pranzo del 25 dicembre sapendo che tanti sono senza mangiare. Queste le sue parole, ce le racconta Marco Crimi. Per il 25 dicembre i volontari, la Caritas di Siena e le Suore Vincenziane attendono almeno 70 ospiti ed ovviamente nella mensa di San Girolamo fervono i preparativi per il pranzo di Natale per i più bisognosi. Ad organizzare il tutto, come avviene d'altronde in ogni giorno dell'anno, è Suor Nevia delle Monache. Molti mi chiedono, ma anche il giorno di Natale fare pranzo? Dico sì. Perché io non starei bene se vado a pranzo e con un pranzo di Natale
e so che tanti stanno senza niente. Pakistani, afghani, bengalini, ma anche kenioti ed originari di altre regioni dell'Africa, la geografia di chi accede alla mensa è la più composita possibile. Allora, qui accedono tante persone, e tante famiglie, e le famiglie sono abitanti di Siena o vicinanze a Siena. E per loro però non c'è la mensa, ci sono, noi li chiamiamo i viveri, perché a queste persone mancano i soldi per pagare l'affitto, mancano per pagare le utenze. In crescita intanto i numeri dei volontari ed in particolare di quelli più giovani. Ci sono tanti volontari, perché chi fa il giro del pulmino, chi viene qui per i viveri, chi viene qui per le docce, chi viene qui per l'abbigliamento e chi viene qui per la mensa sono sempre di più. Questa novità scalda il cuore di Suor Nevia. Io sono molto contenta quando si propongono i giovani, perché mi sembra che, non lo so, è un parere personale, ma mi pare che manchi un po' di umanità in questo mondo, e quindi ecco, fare questo servizio, pensare agli altri, è qualcosa di bello. Pandoro o panettone? Anche a Siena la sfida delle sfide prende piede. Nonostante le difficoltà, la richiesta da parte dei consumatori rimane molto molto alta e non cambia rispetto agli anni precedenti. Molti senesi però alle due colonne portanti del Natale preferiscono i prodotti tipici del posto. Dunque spazio a Ricciarelli, Panforte e Cavallucci. Andiamo a vedere il servizio. Pandoro o panettone? Anche per Siena il dilemma dei dilemmi prende piede. Come di consueto, le spese delle festività si concentrano a pochi giorni dal Natale e per i supermercati, ma anche per i piccoli artigiani, i due dolci classici sono i maggiormente richiesti. Nonostante le difficoltà e l'aumento dei prezzi delle materie prime, i consumatori non rinunciano mai a panettoni o pandori. Ma quali delle due prelibatezze natalizie avrà la meglio alla fine delle feste? Ma la vendita in questi ultimi giorni sta andando bene e siamo particolarmente soddisfatti, perché in realtà gli acquisti degli alimentari dalla metà di novembre in poi erano stati in declino. Poi i conteggi si fanno alla fine del periodo di Natale, cioè dal 27 in poi. Però io credo che saranno gli stessi numeri. Credo che sia un effetto, proprio l'effetto festa, l'effetto Natale. Diversa invece la previsione di Duccio Carapelli, amministratore di Siena Store, che vede in leggero vantaggio la vendita del pandoro rispetto al panettone. Allora, così dalle prime analisi sta andando, come ormai da diversi anni, più pandoro che panettone, e in parte è aumentato un po' anche i farciti, tutto quello che è il mondo dei farciti. La gente preferisce, ne compra meno, però compra prodotti un po' più di qualità, insomma. Pandoro o panettone? Nessuno dei due è la risposta di molti senesi che alle due colonne portanti delle festività preferiscono la pasticceria tipica del posto. Dunque, grande ricerca di Ricciarelli, Panforte e Cavallucci. Io dico che prima di tutto il pandoro e il panettone vanno di pari passo. È un aspetto che è molto importante, sono canditi e tanti hanno difficoltà per i canditi, quindi il panettone è fatto con gli stessi e quindi il pandoro mette in pace tutti. Se si assaggia appena sfornato è una cosa veramente sublime. Non c'è dolce che faccia un effetto sul palato devastante come il pandoro. Diamo adesso una nota che riguarda MPS. Le parti si rivedranno il 22 aprile per proseguire l'ennesimo procedimento che coinvolge Monte dei Paschi. Si tratta del terzo filone, quello relativo ai crediti deteriorati, che si è aperto oggi a Milano e dove sono coinvolti alcuni ex massimi dirigenti della banca. I piccoli risparmiatori, dopo le recenti assoluzioni di Alessandro Profumo e Fabrizio Viola, nutrono grande fiducia in questo processo, incentrato sui bilanci e false comunicazioni al mercato tra il 2014 e il 2016. Adesso invece passiamo allo sport. Come ogni venerdì, la presentazione della partita del Siena. Si tratta dell'ultimo atto del girone d'andata e dell'ultimo atto anche dell'anno 2023. Il Siena si prepara alla sfida contro la Rondinella Marzocco di domani pomeriggio, la sfida che venne rimandata peraltro a causa dell'alluvione di qualche mese fa che ha colpito la Toscana. Tra le note positive, naturalmente, il rientro di Lorenzo Lollo e di Leonardo Granado, mentre le note
note negative riguardano il fatto che Cristiani e Masini ancora non potranno rientrare. Andiamo a vedere il servizio. Tutto è pronto per l'ultimo atto del 2023. La Robur di Mister Magrini, contro ogni pronostico, vista la mancata preparazione atletica di settembre, ha letteralmente dominato il girone d'andata. Primo posto e tanto, tanto entusiasmo in casa bianconera, anche se c'è un ultimo ostacolo da superare prima di salutare il nuovo anno ed il girone d'andata. L'avversario da battere è la rondinella Marzocco, match che venne rinviato a causa dell'alluvione che ha colpito la Toscana qualche mese fa. Tra i giocatori del Siena rientra Lollo, che ha scontato la squalifica, e Granado, che torna dall'infortunio. Come ripeto, sono ragazzi che partecipano attivamente alla seduta di allenamento, quindi stamattina abbiamo ripassato un po' sia la fase del non possesso che possesso. Martedì abbiamo fatto un bel lavoro per la difesa e poi mercoledì e giovedì fase di possesso. Dai, abbiamo fatto il solito lavoro un pochino più concentrato. Dipende da noi, se siamo noi non ho grosse difficoltà o grossi problemi. Niente pretattica per il tecnico bianconero, che come di consueto non si è nascosto ed ha annunciato gli 11 giocatori che scenderanno in campo domani pomeriggio. Tra le note dolenti non potranno prendere parte alla gara i centrocampisti Masini e Cristiani. Cristiani è iniziato il riscaldamento, però Piccolo ancora sente fastidio, quindi non è fra i convocati. La stessa cosa per Masini. Granado è convocato e quindi sarà in panchina. I giusti: Morosi, Bertelli, AC e Cavallari, Lollo, Bianchi, Candido, Boccardi, Ricciardo e Galligani. Questi sono i primi 11. Dunque non resta che attendere per vedere cosa offriranno i bianconeri. Il match è previsto per le 14:30 allo stadio comunale delle Due Strade. E come ogni venerdì chiudiamo con le previsioni meteo di Gabriele Ruffoli, previsioni meteo che ovviamente avvicinano questo weekend natalizio. Andiamo a sentire dunque le parole di Gabriele Ruffoli. Buonasera a tutti e ben ritrovati con le previsioni del tempo. Come già preannunciato la scorsa settimana, abbiamo avuto delle giornate molto calde, soprattutto a quote collinari e di montagna. Infatti, se le temperature minime nelle zone di fondovalle sono state ben al di sotto dello zero, fino a meno 5 e meno 6 come a Miniere di Mullo e a Pian di Feccia, sul Monte Amiato, sulle zone come Castellina in Chianti e Radda in Chianti, siamo andati sempre al di sopra dello zero, sui 5-6 gradi, mai sotto. Ma adesso andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni del tempo per la vigilia di Natale, per Natale e per Santo Stefano. Per la giornata del 24 il cielo sarà da poco nuvoloso a parzialmente nuvoloso, con temperature massime comprese tra i 13 e i 15 gradi. Le minime potranno scendere vicino allo zero solo nelle zone di fondovalle. Per Natale la giornata vedrà cieli nuvolosi nelle zone più a nord della provincia, mentre ci saranno velature con possibile schiarita altrove. Temperature e lieve calo nei valori massimi. Per il giorno di Santo Stefano ci saranno nubi sparse con possibilità di schiarite durante l'arco della giornata. Le temperature resteranno stazionarie. Auguro a tutti voi i miei più sinceri auguri di Buon Natale. E con questa ci lasciamo e andiamo dunque alla conclusione del nostro appuntamento con il telegiornale di Canale 3 Toscana. Vi ricordo di rimanere sempre collegati sui nostri profili social, sulla nostra web TV per gli ulteriori aggiornamenti. Auguriamo naturalmente a tutti un buon weekend di sport, ma soprattutto un buon weekend natalizio e tanti veramente auguri di Buon Natale a tutti e a tutti un buon proseguimento di serata.